Telespettatori di Telequattro, buongiorno e benvenuti a questo spazio che ormai è abitudine, anticipa il telegiornale delle ore 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia del dottor Donato Ramani dell'ufficio comunicazione della SISA, che ringrazio per essere venuto nei nostri studi, con il quale parleremo dell'edizione di Scienza e Virgola, che è in programma in questi giorni. Scienza e Virgola è organizzato proprio dalla SISA. C'è un problema adesso qua, non c'è, al dottor Ramani sono caduti gli Lo occhiali, faremo può senza, chinarsi poi mi per chino e li prendo, raccoglierli, ecco. sì, insomma non c'è problema. Adesso mi secca citare il bello della diretta, Il ma bello della insomma diretta, però è successo, è bisogna successo. dirlo. Allora, ricapitoliamo giusto un attimo che cos'è Scienza e Virgola e anche magari com'è cambiato nel corso delle edizioni. Questa è la sesta edizione, tenuto conto che l'edizione numero, insomma, c'è stato il È problema, saltato un è saltato un anno, anno eccetera, insomma, per. si può tracciare come dire, un paradigma anche di quello che è successo. Beh, diciamo che è nato alcuni anni fa, 7 anni fa a questo punto, come un festival dell'editoria scientifica divulgativa, che non c'era e tuttora non c'è, in Italia sicuramente. Questo è stato l'inizio, l'idea che ci ha spinto a cominciare questo percorso. Poi questo percorso è cambiato un pochino, i libri sono rimasti, diciamo, al centro, della nostra iniziativa, ma poi si sono aggiunte molte altre cose, incontri, libri, film, teatro, performance, degustazioni, insomma, tantissime cose che poi riempiono il calendario di quest'anno. Tra l'altro, ecco, come posso dire, è facile immaginare che un'iniziativa come questa, oltre che di libri, parli anche di cinema, parli anche di teatro, perché negli ultimi anni il teatro molto ha trattato di temi che hanno a che fare con la scienza. Può stupire, ma neanche tanto, che si parli anche di cibo e di altro, perché. Però neanche alla fine, se Ma, poi ci si ferma un attimo e si analizza un po', si capisce che non è nemmeno. No, la verità è che noi abbiamo forse sempre un'idea della scienza come qualcosa di molto lontano dalla nostra vita. In realtà, la scienza è dappertutto, in tutte le cose che facciamo, in tutte le attività umane, in tutte le tecnologie, anche in quella che stiamo usando adesso per trasmettere, e anche nel cibo, e anche in quello che mangiamo, in quello che respiriamo, nel mondo in cui, insomma, ci muoviamo. E tra l'altro, appunto, una degli eventi, anzi due degli eventi che sono in programma, tra l'altro sabato e domenica al Caffè San Marco, saranno proprio dedicati al cibo e alle bevande, perché si esplorerà appunto ciò che sta dietro al modo in cui si mangia e a ciò che ci piace, e domenica in particolare ci sarà un percorso sul È che per caffè. Trieste. Al Caffè San Marco alle ore 11, la chimica del caffè, per parlare di che cosa c'è in questa sostanza che ci piace così tanto, e come si fa a distinguere un caffè da un altro, in questo incontro con Massimo Barnabà e Eugenia Fenzi, che parleranno appunto, tra l'altro, con un percorso di degustazione anche. Oggi c'è un appuntamento al Caffè San Marco questa sera alle 18, questo pomeriggio dai, alle 18, che Geni nell'ombra, storia di grandi menti alle quali è stata soffiata l'idea. Eh sì, perché noi abbiamo sempre questa idea che la scienza sia costellata di successi, ma spesso è così, ma spesso non è così, e ci sono delle storie, ci sono tante storie interessanti di persone che hanno inventato cose importantissime, che poi per varie ragioni che sono legate alla storia, alle contingenze del momento, anche a questioni di genere, a sfortune, diciamo alla sfortuna e al destino che in qualche maniera non gli ha reso giustizia, non sono diventati famosi, e magari è stato riconosciuta quella scoperta a qualcun altro. In questo libro, che è stato scritto appunto da Mini Barba, infatti il sottotitolo è Storie di grandi menti alle quali è stata soffiata l'idea, si renderà in qualche maniera giustizia a tutte queste persone
persone che hanno scoperto cose anche molto importanti e che però non sono state riconosciute. Il caso emblematico rimane ancora probabilmente Meucci Bell, no? Diciamo che Meucci e il telefono, e lì ci fu un problema di brevetto, di soldi, insomma, e quella cosa lì, Meucci appunto è l'inventore del telefono, gli americani dicono che è stato Bell, però quella è, diciamo, la storia emblematica di un successo e di una scoperta che non è stata riconosciuta. Allora, nei prossimi giorni, siamo quasi a metà del percorso, sì. Comunque si conclude domenica, domenica mattina, sì. Nei prossimi giorni, appunto, la declinazione diciamo editoriale di Scienze Virgola avrà probabilmente, adesso senza togliere il momento clou, nell'incontro con nell'incontro di sabato, ce ne sono tantissimi, sì. Però per esempio incuriosisce molto l'incontro al Miela sabato alle 21 sulla biodiversità, che vede il direttore artistico di Scienze Virgola Paolo Giordano discutere con Telmo Pievani e Jonathan Bazzi, che è un po' un fenomeno dell'editoria, sì, degli ultimi anni, di cui tra l'altro è appena uscito un altro libro che si chiama Corpi Minori. Lui è diventato famoso per un libro molto apprezzato che si chiamava Febbre. E quindi Paolo Giordano dialogherà con questi due ospiti a partire dalle 21 al Teatro Miela, parlando di diversità e di biodiversità, perché Telmo Pievani è un filosofo, ma è un esperto di evoluzione, è un filosofo della biologia, e quindi si parlerà, diciamo, di che cos'è la diversità nell'evoluzione, di che cos'è la diversità nella società, di minoranze, di inclusione, di esclusione, insomma, temi che ci riguardano molto da vicino in questi tempi, che ci portano ad essere spesso da una parte o dall'altra. Il cinema è stato già diciamo protagonista con la riproposizione, diciamo così, del documentario di Francesco De Filippo e Ce n'è tempo sulla Ferriera. E domani alle 21 c'è questo Camminare sull'acqua, che è invece un altro documentario, no? Se non mi sbaglio. Sì, è molto particolare, tra l'altro è stato presentato al Festival di Cannes con grande successo, si chiama Marcher sur l'eau, appunto Camminare sull'acqua. L'autrice è un'attrice piuttosto famosa, ha lavorato con registi famosi in Francia, si chiama Essaye Maga, ed è una storia molto interessante che è ambientata in Niger, è un documentario, e racconta appunto la storia di questa comunità, di questo paese nel Niger del nord, che ha il problema dell'acqua, perché l'acqua si sta riducendo sfortunatamente a causa del riscaldamento globale, ed è la storia in particolare di questa ragazza che deve percorrere moltissimi chilometri assieme alle sue compagne ogni giorno per andare a prendere l'acqua, che è un bene preziosissimo e che per loro non sta diventando più scontato, e questo potrebbe raccontarci una storia che ci riguarderà forse da vicino, perché l'acqua è un bene che diventerà sempre più prezioso. Tra l'altro l'acqua è un tema domani ricorrente, perché ci sarà anche la presentazione di un libro al Caffè San Marco che si chiama Acqua, una biografia, di Giulia Boccaletti, alle 18, in cui si parlerà proprio della biografia dell'acqua, che è tra l'altro una biografia non soltanto dell'elemento acqua, cioè del liquido acqua, ma anche una storia nostra, perché la nostra storia è legata strettamente all'acqua, e quindi questi due, la nostra storia e la storia dell'acqua, si incontrano in questo libro molto bello che verrà presentato appunto domani a San Marco. Quello che è interessante è che è un po', se vogliamo, anche la cifra, diciamo, stilistica di Scienze Virgola, è fare in modo che le presentazioni dei libri, le proiezioni dei film, eccetera, vedano sempre la presenza di uno o più esperti del settore, giornalisti, gente che insomma si è occupata di queste questioni, e nella maggior parte dei casi provenienti proprio dalla Sissa. Sì, no, non soltanto in realtà, non però soltanto, diciamo, però, che noi abbiamo cercato di mettere insieme sempre un autore e un giornalista, un'attrice e una giornalista, e
spesso una giornalista o un giornalista scientifico per creare questo dialogo appunto tra un autore che a volte è uno scienziato o a volte non lo è, è un divulgatore, insomma, perché questo ci sembra un buon modo per presentare questi argomenti e per dare risalto appunto alle tematiche che cerchiamo di affrontare. Alla base di tutto c'è sempre, no, questa considerazione che da un lato appunto la scienza e la ricerca da qualche anno a questa parte anche nel nostro paese comunicano meglio se stesse. Dall'altra però c'è anche l'altra faccia della medaglia, cioè che c'è anche una voglia da parte della gente, che probabilmente sono due cose che si autoalimentano. Di conoscere sempre di più. Beh, la scienza, come ho detto all'inizio, è una protagonista della nostra quotidianità e in questi 2 anni l'abbiamo visto in maniera marcatissima, per cui da un In lato c'è tutti gli aspetti. in tutti gli aspetti. Quindi da un lato c'è certamente una richiesta di informazione da parte delle persone e anche di avere delle fonti di informazione affidabili. Che è un altro tema piuttosto interessante da esplorare. L'altro è la necessità, il bisogno e anche la volontà del mondo della scienza di raccontarsi, di raccontare come funziona, che cosa fa, perché è utile, quali sono i meccanismi, perché la scienza è importante, perché appunto pervade ogni aspetto, ogni singolo aspetto della nostra vita. Quindi sì, diciamo che e in questo senso, scienza e virgola è un tentativo di cercare un punto di incontro tra diverse comunità che dovrebbero parlarsi sempre di più, che devono incontrarsi e devono dialogare e trovare delle intersezioni. Questa è una parola che noi abbiamo utilizzato anche nella presentazione, dei luoghi di incontro tra mondi diversi, pensieri diversi. E questo non può che portare, diciamo, un arricchimento per tutti, sia per il mondo della scienza che per la comunità, le società in generale. Volevo stimolarla su questo. Allora, sono sempre di più, so che lei non è espertissimo di serie televisive, eccetera, ma il mio ragionamento parte da questo per arrivare a un altro argomento. Nel senso, sono sempre di più le serie televisive a disposizione, soprattutto anche dei giovani, che trattano argomenti scientifici, no? Secondo lei, al di là, e nella maggior parte dei casi, queste serie hanno anche una validità scientifica, piuttosto importante, non fosse altro poi che comunque sollecitano eventualmente ad andare ad approfondire una questione o una problematica. Secondo lei è facile immaginare che fra una decina d'anni avremo delle generazioni ancor più predisposte di quelle odierne a interessarsi di scienza oppure anche a raccontare la scienza in modo più efficace, più veloce, eccetera, anche grazie a questo tipo di produzioni televisive o cinematografiche? Ma io penso che tutto ciò che contribuisca ad arricchire la nostra cultura, a stimolarci, lei giustamente ha detto, al di là della validità scientifica, che però spesso e volte queste serie televisive hanno dei Sì, consulenti. certo. Diciamo molto importanti, quindi io credo che tutte queste cose servano in qualche maniera a stimolare. La cosa interessante che appunto ha detto lei è che forse dovremmo perdere questa idea che dobbiamo insegnare delle cose, no? Con Ho questo capito. approccio top down, come si dice, ma invece creare delle curiosità con tutti i mezzi possibili, anche quelli molto informali, come può essere una serie televisiva. Io credo che, non so se questa sarà una tendenza, però certamente è qualcosa di molto interessante e che va assolutamente esplorato. Poi i canali a cui si arriva ad interessare le persone, a incuriosirle, a curiosire i giovani, che peraltro Si secondo me partono sono già in cu molto, curiosi di molto, suo, molto di curiosi di loro, su e sì. lo sono molto di più anche perché, anche banalmente rispetto alla mia generazione, hanno
molti più strumenti, si figuri rispetto alla mia. E molti più strumenti per informarsi, per lavorare, per costruire, per creare. E quindi in questo senso sì, credo che dovremmo essere più fiduciosi anche sia nelle nuove generazioni che nelle cose che si possono fare e che si possono migliorare. Allora ricordiamo ancora che tutti gli appuntamenti di Scienze Virgola si trovano, immagino, sul sito, quindi www.scienzevirgola.it. Non serve prenotazione, salvo per alcuni eventi, in particolare quelli del San Marco di sabato e di domenica. Sabato si parlerà di food pairing, cioè come al San Marco a mezzogiorno, cioè come abbinare i cibi in maniera interessante, che cosa c'è dietro questa percezione, questa cosa così particolare. E tutti gli eventi sono gratuiti e quindi l'appuntamento è appunto con i nostri eventi. Grazie allora al dottor Donato Ramani dell'ufficio comunicazione della SISA per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. E complimenti anche per questa edizione di Scienza e Virgola. Ci fermiamo, dov'è? Ci fermiamo per la pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la politica. È stato presentato quest'oggi il bilancio previsionale del Comune fino al 2024. Il documento contabile pareggia a 810 milioni di euro, non prevede aumenti di pressione tributaria e punta su oltre 300 nuove assunzioni. Un grande bilancio, siamo primi per qualità della vita, intendo dire, abbiamo un bilancio senza debiti. Un bilancio virtuoso nonostante il contesto di grave situazione economica in cui l'amministrazione ha puntato a garantire tutti i servizi ai cittadini, a sostenere l'economia e a mantenere un sistema sociale a supporto delle tante famiglie che hanno visto ridotto il proprio reddito. Così il sindaco di Piazza e l'assessore al bilancio Bertoli hanno presentato il documento di previsione fino al 2024 che spinge sul piano assunzioni. Un bilancio che segue tre linee guida molto importanti: nessun aumento della pressione tributaria, anzi una diminuzione della pressione fiscale per le imprese in difficoltà, un bilancio che garantisce risorse straordinarie per quanto riguarda i servizi sociali e soprattutto l'infanzia e gli asili, un bilancio che porta un piano assunzionale di 301 persone tra categoria C e D, ovvero dei laureati, quindi un piano senza precedenti non solo per quanto riguarda la quantità delle persone che stiamo assumendo ma anche per la qualità. Grande attenzione al sociale, ha proseguito l'assessore, a fronte di una crescente domanda di servizi da parte delle famiglie triestine, ma anche ad altri capitoli importanti come l'infanzia e la scuola. Grande attenzione per tutte le aree, perché è la prima volta che si porta, torno a dire, un bilancio non solo il previsionale in aumento rispetto agli anni precedenti, di questi importi, anche se poi 70 milioni sono per i lavori pubblici e per il piano PNR, ma che è un bilancio che in questo momento ha accolto tutte le richieste in aumento per sostenere e soprattutto stabilizzare la spesa nei settori più critici, vedi le case di riposo, vedi gli asili nido, vedete per esempio i centri estivi. Dal PNRR la grande sfida per lo sviluppo della città. Ovviamente abbiamo 416 milioni sul Porto Nuovo, abbiamo 140 milioni sul Porto Vecchio e sulla città. Beh, insomma, adesso il problema è spenderli veramente. Per fortuna hanno fatto il sindaco commissario, per esempio, sulle scuole. Io chiedo al governo che ci faccia commissari su tutti i fondi del PNRR. Ci sono nuove immagini di Alejandro Merán in questura mentre spara, insomma, sugli agenti, su quello che è successo, sapete, il 4 di ottobre del 2019. Marco Stabile è collegato con noi telefonicamente anche per commentarla. A te la linea, Marco. Sì, Umberto, vedremo ora le nuove immagini di Alejandro Augusto Stefan Merán relative agli accadimenti in questura del 4 ottobre 2019 pubblicate dal quotidiano Il Piccolo. Marco, possiamo andare
con le immagini. Questo è il momento, le 16:51, in cui gli agenti Rota e Menago entrano nelle famiglie della questura assieme a Meran. Potete notare anche la differenza di stanza rispetto al Dominicano. Entrano negli uffici delle volanti, dove succederà la tragedia. Verrà ucciso prima Rota, poi De Menego, che veniva in suo soccorso. Poi la fuga di Meran, che entra e esce tra corridoi e stanze delle squadre volanti. Poi poco più tardi vedete tre agenti del piantone si accorgono che è successo qualcosa, si allontanano, entrano nella zona delle squadre volanti, ne escono poco dopo urlando correte, correte, li hanno ammazzati, si sistemano in una serie di posizioni coperte per poter eventualmente fare fuoco, parte un colpo di pistola che però non ferisce Meran, il quale risponde in queste immagini che invece abbiamo già visto con le due pistole in pugno. Poi quello che succede all'esterno, la panda, ve le ricordate, la panda grigia con quattro agenti di polizia all'interno che va a sbattere in retromarcia contro un'altra vettura della squadra volante, sei gli agenti di polizia in tutto, uno in particolare, quello che vedete inquadrato a sinistra e poi successivamente lo vedrete anche a destra con la pistola in pugno, si tratta del vice commissario Michele De Toni, che dopo essersi riparato dietro alla panda riesce poi, rischiando veramente del suo, a fare fuoco, a ferire Meran e dunque ad interrompere l'azione criminale. Queste sono le nuove immagini, ovviamente stasera un resoconto più completo. Grazie, grazie Marco Stabile. Occupiamoci ancora della polemica in merito all'esclusione di Fausto Biloslavo da Link. Oggi il giornalista triestino replica alle accuse rivoltegli ieri dalla vedova di Marco Lucchetta. Accuse false e calunniose. Oggi Fausto Biloslavo sul Piccolo risponde punto per punto a Daniela Lucchetta in merito alla querela sull'esclusione dell'inviato di guerra triestino da Link, il festival del giornalismo sorto anni fa sotto l'egida della Fondazione Lucchetta OTA d'Angelo Rovatin. Biloslavo cita il procedimento cui fu sottoposto dall'Ordine dei giornalisti in seguito a quanto raccontato ieri dalla moglie di Marco Lucchetta. Nel suo comportamento, ricorda, non fu ravvisata alcuna mancanza disciplinarmente sanzionabile nell'assumere tempestive informazioni telefoniche dopo l'uccisione degli inviati Rai a Mostar. Biloslavo, scrive oggi, sperava che la famiglia fosse già stata informata del tragico evento e non ha ricattato la famiglia con scambi di notizie, come affermato dalla vedova di Lucchetta. Biloslavo aveva contattato anche le famiglie delle altre vittime, Sasha Otto e Dario D'Angelo, per raccontare cosa significhi fare l'inviato di guerra e morire lasciando moglie e figli piccoli, ma, sottolinea, soltanto la famiglia Lucchetta lo avrebbe accusato di cinismo e ricatto. Il giornalista triestino smonta poi quanto scritto da Daniela Lucchetta sulla serie di articoli, per l'Indipendente e non per il giornale, in merito ai rimborsi gonfiati e ai collegamenti finti, scrive Biloslavo, da Sarajevo, che erano rivolti ai dirigenti Rai e non a Lucchetta. Ciò detto, Biloslavo ribadisce il concetto lanciato da Link giovedì scorso, ovvero che la sua esclusione da Link dipenda da ragioni politiche, non fosse altro perché la manifestazione non ha mai invitato neppure Gianni Calessin e non ha mai inteso ricordare, come del resto non fanno l'Ordine regionale dei giornalisti e la Sostampa, afferma ancora Biloslavo, la figura di Almerigo Grills. La colpa di tutti e tre, aver militato negli anni 70 nel fronte della gioventù. In coda Biloslavo allarga il tiro. Link, scrive, gode di un contributo della regione, 335.000 euro negli ultimi tre anni, e del comune, che ha concesso gratuitamente Piazza Unità la possibilità di vendere libri, lo striscione sul palazzo del municipio. Come mai, scrive Biloslavo, da quelle parti non una parola è stata detta in merito alla matrice ideologica delle esclusioni? Questa sera Ring torna alle ore 21, ci saranno, chiedo scusa, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle, Mauro Bordin della Lega, quindi un'intervista con Francesco Parisi e in finale il coro degli Alpini. Ma adesso andiamo a salutare anche noi per l'ultima volta Pippo Franco, oggi si sono svolti i funerali. L'ultimo saluto a Pippo, dei tanti che con lui hanno condiviso lavoro e amicizia, sorrisi e lacrime. Al cimitero di Sant'Anna l'abbraccio collettivo alla moglie Grazia e al figlio Sebastiano, di amici, parenti e tanti volti noti della Trieste che Giuseppe Franco frequentava giornalmente sino a poco tempo fa. Non si era mai stancato di lavorare, anzi il suo istinto di pubblicitario, uomo marketing e vulcano di idee era proprio quello che lo manteneva un ragazzo nello spirito, nel modo di fare e pure nel look, sempre
al passo con i tempi. Quel carattere che tutti ricordano, diretto, tenace e schietto, la sua forza sin dai tempi della CPL, la storica concessionaria di Tele4. Conoscendolo nel regno dei cieli, troverà il suo posto prenotato in parterre, può tornare a brillare al centro delle conversazioni a bordo campo, a promuovere chissà quali idee che ne siamo certi aveva ancora nel cassetto. Di certo, come ha ricordato il sacerdote nella messa funebre, lassù intercederà per gli amici di una vita. Così Dio aspettava Giuseppe, e che lui, dopo anche il tempo di sofferenza, che può riposare e non abbandonarci qua, ma intercedere dal cielo, perché noi possiamo vivere sereni, consapevoli, perché consapevoli che c'è Dio che ci ha creato. Ora il collegamento con la sala operativa della polizia locale, per noi c'è in linea il commissario De Grassi. Buongiorno commissario. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Che cosa ci racconta di oggi? Ma diciamo, per fortuna niente di particolarmente cruento, in quanto ad esempio infortunistica stradale, traffico nella norma stagionale, stiamo seguendo, attenzionando più di tutto la rotonda della quale avevo parlato già ieri, in rotonda, la rotonda in largo Pestalozzi, che è propedeutica alla chiusura della galleria di Montebello, che avverrà domenica 15 sera per circa 40-50 giorni. Ricordo ancora che percorre la via dell'Istria, si trova appunto in largo Pestalozzi una rotonda, e mentre chi prosegue o sta proseguendo per la via Molino a Vento, sia salendo che scendendo si trova un dare precedenza che prima non c'era. Tra l'altro, chi scende da Molino Vento non può neanche girare a sinistra verso largo Pestalozzi, ma deve usare la via successiva, quella dei Carabinieri, via della Bastia. E, niente, per il resto ricordo sempre i lavori all'altezza del cimitero, altri rotatori in via di ultimazione, i lavori in galleria, un'anticipazione è presto, ma intanto la gente ne prenda nota, probabilmente sabato pomeriggio avremo un corteo lungo le vie cittadine, in attesa di conferma. Per il resto non abbiamo particolari interventi in atto, il tempo per fortuna è dalla nostra, vi restituirei la linea. Grazie al commissario De Grassi. Presentato oggi il Festival del Cambiamento, due giorni di riflessioni fra Trieste e Gorizia per monitorare ed analizzare i cambiamenti della società. L'evento in programma il 26 e il 27 maggio, organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Intercettare e anticipare in un'epoca di grande accelerazione e incertezza i cambiamenti nella società e nell'economia italiana con un respiro europeo ed internazionale. Mira questo obiettivo la prima edizione del Festival del Cambiamento, in programma il 26 e il 27 maggio a Gorizia, a Trieste, e che coinvolgerà esperti internazionali su strategie e scenari di sviluppo. L'iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio Venezia Giulia in collaborazione con The European House Ambrosetti e il sostegno di BAT Italia, Fondazione Carico e Fondazione CR Trieste. La finalità ultima è sostenere l'attrattività del territorio e prefigurare gli scenari di sviluppo in una Venezia Giulia che è snodo strategico dei principali transiti commerciali e polo di innovazione tecnologica. Il festival sarà un importante momento di confronto e dibattito con esperti e protagonisti della trasformazione in atto nella società a tutti i livelli, ha osservato il presidente camerale Antonio Paoletti. A Gorizia l'attenzione sarà focalizzata sullo scenario geopolitico e sul ruolo delle città nel futuro, nonché sulle nuove tecnologie. A Trieste si discuterà tra l'altro su come integrare il paradigma della sostenibilità nel business model delle imprese e sulle tendenze nel settore turistico. Andiamo adesso al meteo. L'attenuazione del promontorio anticiclonico presente sull'Italia determinerà nei prossimi giorni l'afflusso di correnti occidentali più umide, aumentando l'instabilità sul Friuli Venezia Giulia. Per domani si prevede sulla zona montana cielo variabile con probabili rovesci o temporali nel pomeriggio. Su pianura cielo in genere poco nuvoloso, sulla costa cielo sereno o poco nuvoloso, soffieranno venti di brezza. È tutto, ci vediamo alle 17.30 con Trieste in diretta, ricordatevi poi il telegiornale delle 19.30 e alle 21 l'appuntamento con Ring.